è uscito il nuovo video che ho realizzato con Obi. Ti lascio il link in descrizione. Ciao Maker e bentornato anche questo sabato, come tutti i sabati prima delle vacanze, qui nel mio garage. Ebbene sì, ricominciamo e ricominciamo alla grande. Perché? Perché il progetto di oggi è una vera e propria bomba. Ho messo insieme digitale e artigianato e ho creato un classico esempio di artigianato digitale in cui si potrebbe poi crearne un business e quindi un altro esempio che si aggiunge alla raccolta. Ebbene, quest'oggi però prima voglio farvi una sorpresa. Quanti di voi si ricordano quel video in cui ero stato alla fiera di Colonia, che praticamente era il paese dei balocchi per noi amanti del fai da te? Ebbene, quest'anno sono stato invitato all'edizione italiana che si chiama Hardware Forum, che si terrà a Milano il 19 e il 20 settembre. Sono stato invitato come relatore per il 19 e sarò presente anche il 20 settembre. Però ho l'opportunità di portare alcuni di voi e quindi ho preso la palla al balzo e ho deciso di fare un piccolo concorso qui sotto, che trovi il link in descrizione, per far entrare 50 di voi. 50! Perché 50? Perché poco prima delle ferie siamo diventati un gruppo di 50.000 persone. Abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene! Ragazzi, è fantastico. 50.000 maker che condividono la passione per il fai da te, l'artigianato digitale e tutto quello che ci gira attorno. Siamo un gruppo enorme. Quindi per ringraziarvi sono riuscito ad avere 50 ingressi per questo evento, che sarebbe riservato agli operatori del settore, quindi non propriamente aperto al pubblico. Di conseguenza, se vuoi venire il 19 o il 20 oppure entrambe le date, ebbene iscriviti al link qui sotto. Mi raccomando, iscriviti solamente se sei intenzionato, in modo da non lasciare biglietti che poi non verranno usufruiti e togliere questa occasione magari a qualcuno che avrebbe potuto venire all'evento. Il progetto di oggi lo vedrai diviso in due parti perché è evoluto nel tempo. Infatti è iniziato come un progetto che doveva essere un test per andare all'evento di Guardia Grele Art Digitale, in cui proprio io dovevo realizzare un progetto di artigianato digitale. Di conseguenza ho iniziato il progetto qui in laboratorio, ma la notte prima di partire per Guardia Grele mi è venuta l'illuminazione e successivamente all'evento ho fatto l'evoluzione di questo progetto, che poi ho completato qui in laboratorio. Di conseguenza vedrai anche l'evoluzione di un'idea, come un progetto parte da un'idea ma poi evolve e migliora. Ma adesso bando alle ciance e guardati il progetto. Ora vado a piallare a spessore. Bene, veniamo ora alla parte digitale. Allora, dovendo andare all'evento a realizzare questo stesso progetto, mi porterò la CNC piccolina, la Steppy portatile. Vado quindi ad utilizzarla qui in laboratorio anche per il test, quindi evito di trovarmi spiacevoli sorprese all'evento. Per quanto riguarda il programma, cioè la lavorazione digitale, andrò a fare tutto su Fusion 360. È il software che adesso utilizzo per tutti i miei progetti in cui necessito oggetti stampati 3D, oggetti lavorati con la CNC. Qualche progetto in cui non necessito di queste lavorazioni lo faccio ancora con SketchUp, ma sono piccoli oggetti. Ad ogni modo, se vuoi imparare ad utilizzare Fusion, io ti lascio un link qui sotto in descrizione. Ho realizzato 10 lezioni gratuite
che fanno parte del corso che ho realizzato, in cui potrai apprendere le basi del programma e quindi iniziare a prendere familiarità con questo software. Più avanti uscirà il mio corso e quindi poi potrai approfondire tutti gli argomenti della modellazione su questo programma. Ok, pezzo pronto, file pronto, accendo la fresatrice e faccio partire la CNC. Perfetto, prima lavorazione eseguita, ora vado a cambiare la fresa perché con questa ho fatto i canali che serviranno per far passare poi la tracolla della borsa. Ora vado a mettere una fresa più grande da 6 mm che mi andrà a creare delle tasche per dei pannelli di supporto e poi tutta la forma del bordo della borsa. Per realizzare questa fresata utilizzo una fresa da 6 mm elicoidale positiva che mi porta su il trucciolo in modo che la parte sotto rimanga bella liscia, ma soprattutto riesca ad asportare facilmente il trucciolo fresato, e successivamente basterà dare una leggera levigatura sopra per togliere il bordino che rimane attaccato, la fibra. Ora che ho sostituito la fresa vado a quotarla in modo che parta allo stesso punto di dove è partita l'altra. Perfetto, ora ho terminato la parte digitale e vado a staccare tutto, spostare la CNC perché me la dovrò portare giù a guardia grele e poi vado a prepararmi il tessuto, cioè in realtà la pelle. Utilizzerò la pelle per realizzare la parte estetica della borsa. Mi devo inventare qualcos'altro. Le viti non posso metterle, altrimenti si vedrebbero poi nella pelle. Se invece metto un chiodino con la spada a chiodi, poi non potrò replicarlo all'evento, al festival, perché non avrò il compressore. Devo inventarmi qualcosa. Nel frattempo sto morendo dal caldo, letteralmente morendo. Volevo mettere una vite, poi ho pensato e sarebbe stata troppo in rilievo, quindi si sarebbe vista poi sopra nella pelle. E quindi ho optato per semplice colla, però con le pinze non riesco a tenerla. E quindi metterò dello scotch, non ho alternative. Comunque sono dei pezzettini che servono soltanto di supporto, perché poi la parte che terrà la borsa in sé è la pelle. Ok, ora lascio asciugare e nel mentre vado ad asciugarmi perché sto letteralmente colando dal caldo che fa qui dentro. Dopodiché mi metto a tagliare la pelle in modo da fare poi la parte estetica della borsetta. We'll be right back.
Bene, questa ora è normalissima pelle. E tra l'altro è anche abbastanza spessa, ma non quanto il cuoio. Il cuoio mi rimarrebbe bello dritto. Questa qui invece è più morbida. Farò un test, perché l'idea era quella di doppiare la pelle in modo da renderla più spessa, però non mi piace molto l'idea di vedere anche la parte interna con la pelle, anche perché comunque ho rinforzato con il multistrato e quindi non si vedrebbe poi tanto. Faccio così un test per vedere se basta semplicemente questa pelle e poi al massimo rinforzo la parte che andrà a chiudere con un altro colore. Quindi ora vado a tagliare la pelle a squadra per poi andarla ad incollare sulla struttura della borsa. Inizia la parte più lunga, cioè la cucitura. Benissimo, sono a buon punto. Ora devo andare a rinforzare la parte qui che poi capovolgerò sulla borsa. La vado a rinforzare con un altro pezzo di pelle interna e successivamente vado a fare tutti i segni per le cuciture. Poi non mi manca nient'altro che andare ad appoggiare la parte strutturale, mettere la colla da contatto anche qui, chiudere, due chiodi da una parte, due chiodi dietro e ovviamente mettere il magnete, però prima di coprire. Eccomi tornato dall'evento di Guardia Grele con il progetto non terminato, ma ho avuto grandi idee per migliorarlo ulteriormente. Tanto è vero che ne ho realizzato un altro, anzi ne ho iniziato un altro all'evento e lo porterò a termine qui nel video per farvi vedere
come l'ho migliorato. L'idea principale che avete visto finora è stata questa, quella di realizzare una struttura per la borsetta. Poi la sera prima di partire per l'evento ho pensato, e se realizzassi delle bacchette con la stampante 3D in modo da rendere la struttura della borsetta resistente ma allo stesso tempo leggera. Di conseguenza ecco che all'evento ho portato avanti questo progetto realizzando la borsa in bianco però con il tessuto all'interno. Non guardate la parte di colla all'esterno perché l'avevo già incollata ai due fianchetti che avevo realizzato. Per rendere più stabile la struttura avevo creato questa parte in plastica realizzata con la stampante 3D in modo tale da rendere la struttura rigida in orizzontale ma allo stesso tempo che si piegasse in avanti, e di conseguenza la borsa può venire perfettamente. Di conseguenza vado avanti con questo prototipo perché questo ormai è un progetto vecchio, cioè un'idea vecchia, di conseguenza la metto da parte. Ora quindi vado avanti dove ero rimasto con questo prototipo, con l'altra borsetta. Di conseguenza metto la calamita interna e poi vado ad incollare tutta la parte tra il tessuto e la pelle e successivamente vado a cucire il tutto. Per completare metterò una parte decorativa sulla parte frontale della borsa e sarà completata. Devo fare molta attenzione quando metto quella colla perché nella pelle non si macchia, ma nel tessuto macchia e per fortuna questa volta non ha macchiato, quindi la borsa internamente sarà perfetta. Ora vado ad incollare un altro strato di pelle, questa volta rosso, e quasi quasi potrei fregarlo questa borsa, da mettere come decorazione sulla parte che andrà a chiudere, eccola lì, e poi vado a cucire il tutto. La colla serve solamente per aiutarmi a tenere le parti di pelle e tessuto immobili durante la punzonatura e durante la cucitura. Di conseguenza ora taglio questa piccola parte e poi mi rimetto a cucire e ne avrò per molto. Ci ho preso la mano circa un quarto d'ora e ho finito la parte della cucitura e poi vado ad incollarla sui fianchetti che ho realizzato con la CNC. Perfetto, completato tutto il giro. Ora taglio il filo in eccesso e lo incollo lì. Proviamo a mettere anche la parte in legno provvisoriamente. Il magnete che ho lasciato al centro fa il suo lavoro ed ecco la borsetta. Ora la vado ad incollare sul bordo e poi metto due chiodi di sicurezza. Soddisfatto. Prima però vado a mettere un po' di finitura ai pezzi di legno in modo che poi siano completi e posso realmente andarli ad incollare.
Ragazzi, sta venendo benissimo e infatti non voglio perdere tempo e voglio andare a fare subito la tracolla. Stavo andando avanti con la tracolla, come vedete, ero anche arrivato a buon punto quando mia suocera mi ha detto: se vuoi ti do delle borse vecchie e un po' di tracolle che non ho mai utilizzato, e l'ho trovata già pronta. Di conseguenza vado a fare semplicemente i supporti dove agganciarmi con i gancetti e la borsa è completata. Bene, ecco completato un progetto di artigianato digitale. A me questo progetto è veramente piaciuto un sacco e sono gasatissimo per come è venuto. Fantastico. Bene maker, come al solito, se il video ti è piaciuto da una bella smartellata al pollice in su. Per il resto a me non resta che salutarti, darti appuntamento a sabato prossimo, perché ogni sabato c'è il video di Matley. Ciao maker.